Ciao bambini, ciao a tutti, ma anche ai vostri nonni e ai vostri genitori. Un saluto dagli arrangiati, da Rossana. Massimo. Questa sera vorremmo affrontare un tema molto attuale, direi purtroppo, che è quello dell'odio generato da differenze anche insignificanti, ma un odio che spesse volte sfocia anche in violenza, se non in guerra. Quindi un tema che purtroppo, come dicevamo, non passa mai di moda. Lo faremo con due personaggi particolarissimi, ovvero, tac, due pesche che come vedete sono un po' diverse, una è pelosa e l'altra è liscia. Ma io direi, Massimo, di iniziare. Certo. Musica maestro. Tra tanti alberi diversi, dopo i fiori arrivarono i peschi. Pesche succose, di ogni grandezza e varietà. Era una straordinaria ricchezza per tutte le età. Due peschi vicini vicini fecero frutti buoni e carini. Uno, peloso, era sicuro, l'altro liscioso come un tamburo. C'erano due pesche in particolare che di fronte si vennero a trovare. Davanti avevano l'immensità e dentro un seme di eternità. Tra alberi, da alberi diversi, si guardavano rapite, come per affidarsi reciprocamente le loro vite. Ma un giorno, da un pesco, qualcuno sentenziò: "Le pesche pelose non toccherò! Diversi noi siamo, e come no?" Tutte le pesche allora iniziarono a gridare: "Siamo diversi e non fatevi toccare!" Pelosi e lisciosi si misero a fare la guerra, tirando come funi i rami giù per terra, così da colpire gli altri a far del male senza vedere una cosa essenziale. La guerra andò avanti per intere stagioni, finché un bambino guardò tra gli alberoni. Le sue manine staccarono due pesche, entrambe come fossero delle esche. Un morso all'una, am! Un morso all'altra procurò, am! E il succo che ne esplose era il medesimo, e come no? Le guardò come fossero due diamanti e se le mangiò senza rimpianti. Dagli alberi in guerra si liberò un grande oh, che fece l'eco con oeo, oeo. La guerra finì su quella bocca dentata, senza che la buccia fosse risparmiata. Se un insegnamento volete trovare, cercate sempre di non guerreggiare, perché ogni differenza è solo pura apparenza. Invece ciò che conta è la nostra essenza. Ciao bambini! Ciao!